Da oggi sono in programma ben tre udienze del processo per il crollo dell'hotel Rigopiano del gennaio del 2017, tre udienze importanti perché caratterizzate dalla relazione dei quattro super periti indicati dal Tribunale stesso per cercare di fare chiarezza su quanto avvenne quel terribile 18 gennaio del 2017. Gli esperti, tutti del Politecnico di Milano, lo ricordiamo, sono i professori Daniele Bocchiola, Claudio Giulio Di Prisco e Marco Di Prisco, Giovanni Menduni. Ebbene, già dalle prime battute di questa udienza sono emersi elementi interessanti riguardanti due aspetti in particolare. Il primo riguarda ciò che è stato definito il ritorno ciclico delle valanghe. Sulla base appunto dello studio delle valanghe, gli esperti hanno detto che in quell'area le valanghe possono essere ordinarie o straordinarie, ma comunque inevitabili. Quella è stata una valanga straordinaria che avviene dopo, ciclicamente dopo almeno 3 secoli, ma ci sono anche valanghe ordinarie che quella zona specifica possono avvenire anche a distanza di qualche decennio. Questo cosa stabilisce? È che l'albergo era sostanzialmente stato realizzato in una zona rossa, ovvero in una zona dove non poteva essere realizzata alcuna struttura o almeno una struttura poteva essere sì realizzata ma doveva essere chiusa nei periodi invernali, ovvero i periodi maggiormente a rischio. Altro elemento importante emerso è quello legato alla pulizia ordinaria delle strade. In quelle zone, dicono gli esperti, la strada va pulita in modo ordinario e invece quella strada non era stata pulita nonostante le abbondanti nevicate che avevano raggiunto quella zona già dagli inizi di gennaio. Elementi importanti che in qualche modo fanno chiarezza su quanto avvenne quel 18 gennaio, ma che anche preoccupano in qualche modo anche i parenti delle vittime che ci hanno parlato di conclusioni sì confortanti, ma che comunque non fanno davvero piena luce. Le udienze continueranno anche nella giornata di domani e dopodomani per giungere al 23 novembre con quella che dovrebbe essere la parte più importante del processo, ovvero l'inizio del rito abbreviato. I periti si sono riportati in maniera precisa al contenuto ovviamente della loro perizia. Ci sono state domande di approfondimento chieste dalla Procura, ma adesso ormai, finita l'escussione dei periti, bisognerà riportare tutto a livello giuridico, perché essendo in un'aula di tribunale, quindi la parola sarà data al momento delle conclusioni sia alla requisitoria dei pubblici ministeri che poi alle arringhe di tutte le parti, parti civili e difensori degli imputati. Quello che loro, che i periti, dovevano dire dal punto di vista scientifico, non giuridico, lo hanno scritto nelle loro pagine. Quindi adesso si tratta solo di far puntualizzare e chiarire alcuni aspetti che forse non erano emersi così in maniera precisa dal testo della perizia.